Ciao amici, avete visto questo video sull'olio di CBD? È piaciuto tantissimo. Oh, che tema scottante! Già, ha destato molto interesse e per questo ho preparato anche una risorsa gratuita che potrete scaricare. Ma per fare questo dovete arrivare fino alla fine del video. Molte persone mi hanno chiesto se i prodotti a base di olio di CBD estratto dalla cannabis sativa abbiano effetti sullo stato mentale e provochino la stessa azione psicoattiva della più nota marijuana. No, ma infatti non è che poi io mi trovo drogata di CBD? No, il CBD non ha effetti psicoattivi, quelli ce li ha il THC, un'altra sostanza della canapa. In realtà si tratta di due principi attivi quasi opposti, come due fratelli che sono diversissimi tra loro. Il CBD è il fratello con i piedi per terra, calmo, rilassato, concentrato, sempre attento. Il THC è il fratello con la testa per aria, pazzerello. Anzi, meglio, quello che si sballa senza freni e poi cade esausto a dormire dove capita. C'è un ordine intelligente nella natura che ha messo nella pianta della canapa entrambe le sostanze. Il CBD ha il compito di ridurre l'effetto del THC, è il suo antidoto. In poche parole, il CBD ci tiene svegli e coscienti, mentre il THC causa sonnolenza. I prodotti a base di CBD sono estratti a partire da piante certificate dal governo e dalle istituzioni europee. Così il prodotto finale non contiene il principio attivo psicoattivo, ma solo quello benefico, il CBD. Ecco perché i prodotti a base di CBD in libera vendita hanno effetti benefici testati e dimostrati dalla scienza. In questo video vediamo come agisce il CBD, che non ha nulla a che fare con il THC. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Non so se lo sapevate, ma tutti noi abbiamo al nostro interno un sistema chiamato sistema endocannabinoide. Si tratta di una funzione biologica collegata al sistema nervoso, che gestisce dei particolari neurotrasmettitori che si chiamano appunto endocannabinoidi. I neurotrasmettitori sono come delle lettere che il cervello e l'apparato ormonale inviano al corpo per fargli eseguire specifiche istruzioni. Nel sistema nervoso e nel cervello ci sono dei recettori specifici per ricevere queste istruzioni. Il THC si collega a questi recettori e provoca l'effetto psicotropo, cioè altera le funzioni cognitive e nervose. Ma il CBD cosa fa? Sta a guardare? Ma no, il CBD rimette tutto a posto. Il CBD invece non si lega ai recettori, ma comunica con il sistema endocannabinoide e lo riporta allo stato di equilibrio, facendolo funzionare meglio. Ecco perché il CBD produce molti effetti benefici sulle funzioni del sistema nervoso, come migliore sonno, appetito più equilibrato, memoria, riduzione dello stress, migliora l'umore, modula la risposta immunitaria, allevia i dolori e migliora la capacità di concentrazione. Regola la produzione di endorfine, contrastando ansia e depressione, riduce l'infiammazione e la percezione del dolore e svolge molte altre funzioni benefiche per il benessere fisico e mentale. Quando ci sentiamo giù di morale o in preda all'ansia, il CBD riesce a trasformare questi stati mentali in uno stato positivo. È stato dimostrato che il CBD interagisce con i recettori della dopamina, che danno soddisfazione, e della serotonina, che dà il buon umore, e quindi ha un ruolo molto importante per la regolazione dell'umore e del comportamento sociale. Ma non solo, il CBD promuove l'equilibrio del sistema nervoso quando si trova in uno stato di eccessiva stimolazione nervosa o di intensa apatia, riportandolo a un equilibrio ottimale, in modo che nessuno di questi due stati prevalga a discapito della chiarezza e della calma mentale. Riassumendo, il CBD promuove un buon sonno, facilita la digestione, riduce i dolori, aiuta ad avere uno stato mentale positivo, allontana gli stati di ansia e di depressione. Ah, proprio quello giusto allora il CBD, è un buon partito, è quello da sposare.
o no? Attenta che i CBD non sono tutti uguali. La qualità dei prodotti dipende da come vengono estratti i principi attivi della pianta. Consiglio di assumere CBD di buona qualità derivato da piante coltivate in maniera biologica, estratto a freddo con la metodologia dell'anidride carbonica supercritica. È un processo avanzato che conserva tutti i principi attivi e le sostanze biologicamente attive fondamentali per promuovere in modo percepibile il benessere fisico e mentale senza effetti collaterali e senza creare dipendenza. L'estrazione funziona così. La canapa viene inumidita e trattata con anidride carbonica allo stato liquido. L'anidride carbonica si unisce alle particelle di CBD estraendole dalla pianta e poi torna al suo stato naturale, cioè gassoso, evaporando completamente senza lasciare nessun residuo. Questo metodo non utilizza solventi chimici organici e quindi non intacca la qualità del CBD, mantiene inalterati i principi attivi e tutti i loro benefici. A chi mi chiede quale prodotto consiglio, io rispondo l'olio di CBD al 5%-10% del sito VegaMega. Al 10% di solito è proprio consigliato per contrastare sintomi come ansia, dolori, insonnia, depressione. Al 5% è utile per prevenire e mantenere il benessere e può essere utilizzato anche in ambito veterinario, cioè per calmare i nostri amici animali quando sono agitati, spaventati o anche in preda ai dolori. Trovate i link e le indicazioni per ordinare i prodotti giusti in descrizione. Avete visto, amici, quanti benefici si nascondono in un prodotto così poco conosciuto? Per questo da oltre 25 anni studio continuamente la naturopatia per conoscere e sperimentare i migliori rimedi naturali e poi condividere con voi le mie scoperte, così anche voi potete stare bene in modo naturale come me. Per vedere tanti altri video sui rimedi naturali per la salute e la forma fisica è facile, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e andate a vedere tutte le playlist dedicate. Se poi volete sostenere il mio progetto di salute naturale, di divulgazione, cliccate sul bottone abbonati. E adesso ecco il regalo che vi avevo promesso. Ho preparato una guida gratuita sul CBD con i principali benefici di questo rimedio, le sue caratteristiche e la guida per scegliere un buon prodotto. Link in descrizione. La salute è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. E noi ci vediamo nel prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Oddio!